Salve carissimi, c'è tutto Ubico e Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. E continua anche quest'oggi l'analisi dei volumi di Dragonero usciti nel corso del mese di luglio con il quarto e ultimo volume, Dragonero il Ribelle 33 bis. 4,40€ il prezzo di copertina, quello di un regolare albo di Dragonero, per mostrarci che è uno speciale. Lo sfondo non è bianco ma è rosso, presumo che questa possa essere la scelta fatta. Abbiamo Ian in copertina, che pure ha un ruolo decisamente meno importante di quanto possa sembrare all'interno del volume, in una scena che non mi sembra faccia parte del volume, però ok. L'idea di base di questo volume è di raccontarci tre storie inedite, scollegate tra loro. Sto giro non c'è Old Man Gmore a raccontarci le vicende, ma abbiamo tre racconti che si iniziano e finiscono qui all'interno di questo volume, o magari qualcuno avrà delle conseguenze. Ogni racconto ha il suo team creativo, che quindi vi andrò a sviscerare man mano che per l'appunto vi parlerò delle singole storie. Non perdiamoci troppo in chiacchiere, dopo in sigla analizziamo le tre storie contenute all'interno di questo Dragonero e Ribelle numero 44 bis, I Dimenticati. Sigla. La prima storia è Arrivano con la nebbia, storia di Luca Enoch per i disegni di Vincenzo Riccardi. Anche qui vi farò vedere alcune immagini tratte per l'appunto dal sito della Sergio Bonelli Editore per avere un'idea grafica di come sono queste singole tre storie. E questa prima storia è anche quella che mi ha intrigato di più. In che contesto siamo all'interno di questo volume? Siamo dopo la battaglia dei non morti, dopo la breve saga che c'è stata in questi mesi. Questo può essere un epilogo bis, se vogliamo. Ci sono ancora problemi perché alcuni non morti effettivamente non sono morti dopo la sconfitta del negromante, che abbiamo visto per l'appunto nel numero 32. E in particolare in questo Arrivano con la nebbia abbiamo questo caso di questo villaggio che viene assediato solo quando sopraggiunge la nebbia da parte di alcuni guerrieri non morti che prendono e fanno un po' una piccola strage, e avremo Gmore in qualche modo richiamato a risolvere la situazione per conto dei ribelli. La storia secondo me meritava qualcosa di più delle 30 pagine fornite per la narrazione per l'appunto di questa storia, e forse, anzi in definitiva, chiudendo un attimino il discorso, forse non era il caso di fare 3 ma 2 storie, dando spazio a approfondimenti sulle vicende stesse che non arrivassero a chiudere il tutto veramente troppo in fretta. Perché qui, ora che ci hai raccontato l'antefatto, ora che Gmore si è recato nel posto in cui si deve recare, ecco che c'è già di fatto lo scontro finale, e ciò che succede in realtà ha anche un certo impatto emotivo che secondo me viene minimizzato e ridotto veramente tanto dalla folazione veramente ridotta di questa storia, dove non hai modo di empatizzare con nessuno, e anche la risoluzione finale quindi giunge con un ah ok, ci sta, bella, ma se ti fossero stati a cuore certi determinati personaggi la sensazione sarebbe stata molto diversa del ah, le cose sono andate così, ho capito, bella la storia, punto. Avreste avuto un impatto emotivo maggiore. Impatto emotivo maggiore che in un qualche modo c'è in Vaktar, la seconda delle tre storie contenute all'interno di questo volume, ad opera di Luca Barbieri per i disegni di Tommaso Bianchi. Una storia che dura anche lei una trentina di pagine, 33-34 pagine indicativamente, che vede un non morto che sta imperversando, sta dilagando per la regione, uccidendo un pochettino a destra manca, non si capisce cosa vuole, non si capisce dove voglia andare a parare. Ian a un certo punto lo troverà, si troverà sulla sua stessa strada, combatterà con questo non morto, ma effettivamente noterà, capirà che c'è qualcosa di strano. Si dice che, viene detto praticamente all'inizio di questa storia, alcuni non morti rimangono in vita perché ciò che li tiene in vita è un amuleto magico, una missione, un patto che questi non morti hanno fatto, magari proprio all'atto della loro morte.
E infatti vediamo questo non morto viaggiare con questo ciondolo che apparentemente sarà legato a qualcosa. Il problema di questa storia è che è una storia che, ci viene detto anche nell'editoriale iniziale, è una storia mezza muta. C'ha quindi tutta la parte di questo non morto che quando c'è lui è completamente muta. Non solo la vicenda presente, ma anche i flashback relativi a questo personaggio. Quindi in alcuni momenti devi fare anche caso al fatto che sei in un flashback, che nelle prime pagine lo capisci e non lo capisci, non capisci se è un flash forward, se è un flashback. Il fatto di non avere didascalie, non avere del tutto riferimenti, non sempre aiuta. Non è impossibile da capire, intendiamoci, però non sempre aiuta. E anche nella parte finale, quando finalmente la cosa va a risoluzione, viene lasciato veramente tanto margine al disegnatore per cercare di far capire come siano andate le cose, che cosa sia successo. Ed è un incarico in una storia che vorrebbe avere un impatto emotivo che da un lato lo accetti, dall'altro fare dire due parole in più per darci un quadro definitivo, completo della vicenda, non sarebbe stato male. A chi fa riferimento il titolo di questa storia? Ad una lupa che è la fedele compagna di Brianna, che in un qualche modo avrà a che fare con la vicenda. Non vi dico di più per non fare spoiler. E diciamo che il tutto nel suo insieme funziona. È una storia che vuole avere un pochettino di impatto emotivo e ci riesce forse tra le tre, quella che ci riesce un pochettino di più, ma veramente hai 30 pagine per appassionarti ad una vicenda e capire che impatto ha questo personaggio col mondo di Dragonero, ed è veramente troppo, troppo, troppo poco. L'ultima storia del trittico è L'incubo negli occhi, storia di Stefano Vietta per i disegni di Luca Bulgheroni, esordiente, se non ho capito male, per Dragonero. Ha uno stile molto da chiaroscuro, c'ha veramente molti pochi contorni, uno stile quasi... è uno stile particolare, mi è piaciuto, molto netto, non c'ha dei grigi, non c'ha tonalità di grigie, c'ha degli stacchi di nero, degli stacchi di bianco, particolare, però mi è piaciuto. E anche qui abbiamo Alben, che diventa il protagonista di questa breve vicenda, che dovrà affrontare, grazie a Sashima, un mezzo elfo, una sorta di redivivo elfo nero, un elfo delle vecchie regine nere, che in un qualche modo è tornato in vita e va fermato a tutti i costi. E la storia è un pochettino più di azione, ed è probabilmente la storia che di più tra le tre verrà ripresa in un secondo momento, ma è anche quella che, proprio perché era molto cacciarona, molto d'azione, è quella che mi ha lasciato di meno. I personaggi avevano poco da dire, a mio parere, sia Alben che questo mezzelfo, e in definitiva l'ho trovata un'occasione un po' persa se si voleva veramente lanciare qualcosa che poi sarà ripreso più avanti, perché non riesce a rimanere impresso ciò che succede. Succede poco, e anche quel poco che succede viene completamente obnubilato dalle varie scene d'azione. Anche qui abbiamo una trentina di pagine indicativamente. E in definitiva è un albo che vuole essere un riempitivo, vuole mostrarci qualcosa di più dell'universo di Dragonero, ma a mio parere fallisce miseramente nell'impresa, visto che vuole raccontare troppe cose in poco tempo, in poco spazio. Le vicende sono a malapena abbozzate, lasciando quindi al lettore la sensazione di aver letto qualcosa di potenzialmente interessante, ma sminuito dal fatto che c'era veramente poco tempo per raccontarle. Raccontare due vicende piuttosto che tre avrebbe sicuramente aiutato il lettore nel meglio comprendere certe determinate meccaniche, certe determinate vicende. Magari ci si poteva focalizzare su due vicende importanti, o che sarebbero state riprese di qui a breve, piuttosto
piuttosto che lasciare il tutto un po' andare nel dimenticatoio, perché non c'hai veramente interesse nel leggere queste vicende, non hai veramente interesse nel capire se avranno delle conseguenze, perché non sembrano averle, o perché non hai modo di empatizzare con le situazioni. Questo è secondo me il problema grosso di queste tre vicende. Devono raccontare qualcosa di più piccolo. Effettivamente Vaktar, la seconda delle tre storie, funziona perché vuole raccontare una cosa molto semplice e ha il giusto tempo per farlo e per lasciarti qualcosa di impresso. Le altre due non funzionano, secondo me, troppo. Ciò detto, questo è un po' quello che avevo da dire per oggi per questo Dragon Hero e Rebello 33 bis. Albo che consiglio unicamente ai completisti, a chi ha tutto Dragon Hero e non si vuole far mancare ma neanche un numero, perché è veramente a loro che è rivolto questo 33 bis, ai completisti. Per gli altri sì, magari ci saranno dei cenni di cose che verranno riprese più avanti, ma penso che quando verranno riprese magari ci si riuscirà a creare qualcosa di attorno di stuzzicante che possa essere, si spera, il più autoconclusivo possibile, anche perché essendo albi speciali questi non dovrebbero rientrare nella continuity più serrata, ma dovrebbero essere spunti per eventuali elementi che verranno ripresi, ampliati, spiegati più avanti nel corso della lettura della serie. Ciò detto, vi aspetto per i prossimi video, per le prossime video opinioni. Con Dragon Hero per il mese di luglio abbiamo finito, ci rivedremo quindi in quel di agosto. E niente, vi aspetto nello spazio commenti per i vostri giudizi, pareri e opinioni in merito, e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!